Eder, Mac, Pallister. C'è una testimonianza nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, che contraddice nettamente la versione fornita da Luis da Silva inguaiandolo ulteriormente. Un testimone, presente la mattina del ritrovamento, ha dichiarato di non aver visto nessuno toccare il corpo della vittima prima dell'arrivo dei soccorsi, smentendo così la versione di Luis. Il testimone insieme a Manuela e ad un'altra persona, è sceso nel garage dove è stato ritrovato il cadavere di Pierina. Tuttavia, a suo avviso nessuno ha toccato il corpo della vittima fino all'arrivo dei medici. Questo racconto mette in discussione la versione di Luis, il quale aveva affermato di aver toccato il collo e poi il polso di Pierina per verificare se fosse ancora viva, constatando che era già fredda. Le discrepanze tra le testimonianze di Luis e del testimone anonimo stanno sollevando nuove domande riguardo la dinamica degli eventi che hanno portato alla morte di Pierina. Mentre Luis sostenne di aver agito nel tentativo di soccorrere la vittima, il testimone sembra indicare una diversa sequenza dei fatti. Martedì prossimo alle 10 Luis da Silva sarà ascoltato dagli inquirenti. Questa data potrebbe essere determinante per far luce sulla verità di quanto accaduto quella tragica notte a Rimini. Resta da vedere se ulteriori dettagli emergeranno durante gli esami irripetibili che potrebbero rivelare la presenza del DNA di Luis sulla scena del crimine. Luis ha toccato Pierina, la mattina dopo l'omicidio ha solo affermato di averlo fatto, forse, per giustificare eventuali tracce del suo DNA. Qualora esse fossero riscontrate durante l'imminente incidente probatorio? Parlavamo di un film su Netflix, così. Siamo addormentati praticamente lì insieme. Io mi sono svegliato, e quando gli ho detto vai a letto, mi ha detto dobbiamo andare insieme. Io ho voluto rimanere nel divano, così potevo mettere la gamba sotto i cuscini. E poi mi ricordo l'orario, era verso 9:50, 9:55. E la mattina dopo come sei sceso? L'ascensore, perché il momento che mi l'ha detto così la Manuela, ho finito di fare le mie cose così, sono uscito senza pensarsi, senza scarpe e senza telefono. L'amica di Pierina, che però era con lei con l'adunanza, dice di averti visto scendere per le scale. Nessuno non è stato, siamo solo avvicinati, ma anche, allora, Manuela qui, io qui, la signora con il telefonino per vedere un po' meglio, quando lei si è avvicinata un po' di più, ha detto addio, mia suocera. Lei insiste così forte, vieni che non toccare, non ti vieni, ma insistiva. Allora già avevo il telefono, ma la prima volta non l'ho acceso, no? Già era forte, immagino. Siamo andati su a chiamare subito, cioè, per aiuto, se puoi aiutare. Poi la seconda volta già con la torcia, perché con chi ho parlato mi ha detto vai di nuovo a guardare, a capire o a quello, non lo so cosa, ma perché dice sotto non prende. Comunque sono andato, sotto non prende, non posso stare al telefono a andare sotto. Lei non prende, ci siamo solo avvicinati, ma anche, allora, Manuela qui, io qui, la signora con il telefonino per vedere un po' meglio, quando lei si è avvicinata un po' di più, ha detto addio, mia suocera. Ci siamo solo avvicinati, ma anche, allora, Manuela qui, io qui, la signora, lui si era tutto indietro, ma non, nessuno l'ha toccato, neanche la Manuela, nessuno. Prima, mentre che la Manuela parlava con i soccorsi, ripeteva le parole del soccorsi quando dicevano avete controllato per sapere se è successo qualcosa. Dopo io sono andato sotto, mentre che c'era la signora che abita il primo piano, mi hanno detto che si chiama Rosella, c'era lì, che le ho toccato nel collo e nel polso. Io ho sentito che era freddo. Poi dopo ho visto che è andato giù, ma non so, i medici, no? Quando ho avuto il tempo, non lo so. Luis dice anche di essere sceso senza telefono, ma tu dici che non è andata così. Sì, di questi due telefoni sono accorto perché prima non li avevo, no? O li avevo in tasca o non li avevo, in mano non c'erano, se li avevo in mano io da subito dicevo provo a chiamare tu, no? Ma nell'indagine emergono altri aspetti molto interessanti. Ha ammesso di essere stata al corrente della relazione extraconiugale tra Manuela e Luis,
proprio perché le ne aveva parlato la Bianchi. Quest'ultima, infatti, temeva di essere dissociata dalla congregazione. Questi riscontri sono stati forniti agli investigatori della squadra mobile di Rimini, durante la convocazione di un'amica di Manuela, anch'ella appartenente ai Testimoni di Geova. La donna è arrivata in questura intorno alle 9, e ne è uscita circa 3 ore dopo. Durante il colloquio, ha fornito dettagli considerati preziosi dagli inquirenti, sia riguardo al legame amoroso tra Manuela e il marito di Valeria, sia in merito al rapporto tra la Bianchi e la famiglia Saponi. Gli inquirenti sono convinti che il caso di Pierina sia un delitto passionale, non premeditato, ma commesso d'impeto dal 34enne senegalese, l'unico finora iscritto nel registro degli indagati, per omicidio volontario aggravato. Per la procura, Luis avrebbe agito da solo, senza l'aiuto di altre persone, e lo avrebbe fatto principalmente per evitare che la 78enne scoprisse che l'amante della nuora fosse proprio lui, il vicino di casa. Eliminare Pierina, per gli investigatori, significava implicitamente aiutare anche Manuela, che era in conflitto con la suocera da mesi. Dalle ricostruzioni risulta che Pierina, il giorno dopo l'omicidio, doveva essere ascoltata dal consiglio dei saggi della congregazione, chiamato a esprimersi sulla condotta della Bianchi. Bianchi, insieme al fratello Loris, stando agli elementi raccolti finora dalla procura, non avrebbe però avuto alcun ruolo nel delitto. Un punto cruciale sarà ora capire cosa dirà Luis da Silva durante l'interrogatorio di martedì. Ancora 72 ore di attesa e si saprà di più. Ti prendo a martellate, ok? Ti prendo a martellate, ok? Ti prendo a martellate, ok? Martellate, ok? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.